Alberto Nardi, collaboratore tecnico del Quarrata. Con le sconfitte soprattutto interne vi state rovinando l'esistenza. Arraciti, fino a questo momento avete ottenuto una sola vittoria e due pareggi, soccombendo 7 volte. Mai come in questa stagione siete così fortemente in lotta per non retrocedere direttamente. Dovete cambiare registro se volete uscire da questo pasticciaccio, magari vincendo domenica prossima il derby di Larciano. Sì, hai detto bene, noi la nostra salvezza la dovremo farcela in casa. Comunque devo dire che le sconfitte sono state fatte anche per l'inesperienza del gruppo. Anche domenica eravamo con 7 quote a giocare, perché tra virgolette i vecchi, chi era infortunato, chi era malato, e questo pesa enormemente poi per dare la scossa in campo. Comunque noi siamo fiduciosi perché il gruppo è sano, è un gruppo ben attrezzato e secondo me le ultime partite troveremo delle buone soddisfazioni. Secondo me. Che partita fa ritardazione? Una partita, noi andiamo lì sicuramente per fare risultato. Se riusciremo a vincere, tanto meglio, se no comunque di smuovere la classifica, perché se non direttamente, almeno... cioè, direttamente di salvarsi, ma almeno arrivare ai play-out finali. Parliamo della Val di Nevole Mantecatini, che con la vittoria della Nuova Foiano si è rimessa in gioco per quanto concerne il successo finale. Il prossimo impegnativo esame è quello di domenica a Firenze contro il Porta Romana, una squadra di pari valore. Che risultato prevede? Quella di domenica sarà una partita di cartello, perché noi abbiamo incontrato Montecatini qualche domenica fa, mi ha fatto un'impressione rispetto all'andata, mi ha fatto una grande impressione, che si sono assemblati bene come squadra, una squadra tosta, difficile da giocarci, poi con quei due davanti, due attaccanti davanti. Porta Romana allo stesso modo, anche loro hanno una buona squadra, ma secondo me favorito al Montecatini. Io spero che domenica possano fare il colpaccio.